Dal 6 dicembre 2018 la settimana più glam dell'arte moderna e contemporanea al mondo, Art Basel Miami. Giunta alla sua 17ª edizione nella versione di South Beach, la fiera, fondata nel 1970 da un gruppo di galleristi svizzeri e poi da una divenuta Trina, alla sede originaria di Basilea si sono infatti nel corso del tempo affiancate Hong Kong e appunto Miami Beach. E probabilmente quella della città della Florida è la più importante. Anche quest'anno la lista degli espositori è sterminata. 268 gallerie da 35 paesi da ogni continente. Gli artisti in mostra sono più di 4.000. Nel contesto del rinnovato Convention Center, la fiera sarà come sempre suddivisa in sezioni. Il settore principale vede la partecipazione di 198 tra le più importanti gallerie del mondo, con artisti di ogni tipo, giovani promessi oppure affermati, che dipingono, scolpiscono, stampano, fanno installazioni o video, o ancora arte digitale. La sezione Nova, come si intuisce dal nome, è dedicata solo alle opere create negli ultimi 3 anni, spesso appena uscite dagli studi e quindi inedite. Tra gli artisti portati qui dalle 2 gallerie italiane presenti spiccano i nostri Luigi Ontani e Francesco Clemente, ma anche importanti artisti stranieri come la performer Reina José Galindo. Survey è un settore che presenta generalmente progetti collocati in specifici contesti, sia di un solo artista che di molteplici. 16 le presentazioni di quest'anno, che spaziano dai lavori della Black Art Joe Overstreet a cavallo tra gli anni 50 e 60 fino alle opere visionarie di Nancy Barson, madrina del Morphing. La sezione Cabinet presenta 31 esibizioni curate nel contesto di spazi definiti entro i propri stand. Le opere di quest'anno sono particolarmente focalizzate su artisti delle due Americhe. Troviamo però anche artisti italiani portati qui non solo dalla nostra galleria Massimo De Carlo come Paola Pivi, ma anche la gallerie straniere. Andrew Krebs Gallery porta Bruno Munari, mentre la Dan Galleria di San Paolo presenta il pittore italo-brasiliano Alfredo Volpi. C'è poi Positions, ovvero la sezione dedicata alle promesse dell'arte contemporanea. Qui, addetti ai lavori e collezionisti possono scoprire nuovi talenti su cui le gallerie fanno particolare affidamento. Sono 14 le personali di quest'anno, con 8 gallerie presenti per la prima volta a Miami. Le sezioni Edition, dedicata alla stampa d'arte, oltre a Magazines, che pone la sua attenzione alle riviste, e Conversations, piattaforma di dibattito e dialogo sull'arte tra addetti ai lavori, completano l'offerta di Art Basel Miami. E molto c'è ancora da vedere fuori dal centro congressi. Da Miami Design alle innumerevoli fiere collaterali, la settimana dell'arte della Magic City sembra non finire mai. Since Art Basel came to Miami, Miami Beach, we have 4 new museums that we didn't have before. In the year 2001, there were only 10 art galleries in our community. Today, there are over 100. We're blessed here today to have the mayor of the city of Miami, Francis Suarez, who will attest to the vitality of the city of Miami as a result of this fair coming here each and every year. Art Basel e la settimana dell'arte di Miami saranno qui per chi può venirci fino al 9 dicembre 2018.